di 3, 2, 1, viva! Viva lo sport, viva! Era atteso da anni ed è arrivato come regalo di Natale. Ecco il nuovo pala indoor di Padova, inaugurato oggi in via Rocco, a pochi passi dallo stadio Euganeo. Una struttura sostenibile, dotata di impianto fotovoltaico e con una pista a 6 corsie di 200 metri che garantisce le condizioni ideali per la corsa, già provata dai piccoli atleti. L'impianto è costato alla fine 4.800.000 euro. L'amministrazione ha investito il denaro insieme alla regione e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, una struttura unica nel nord Italia che in futuro potrà ospitare competizioni di ogni livello. Sì, nel nord Italia è l'unico impianto di questo tipo esistente, quello più vicino è ad Ancona. Quindi grazie alla nostra posizione geografica siamo molto competitivi grazie a questo impianto per poter ospitare eventi importanti e tutta l'attività di atletica leggera. Presente anche il ministro Flavio Zanonato, sindaco di Padova, quando ha preso il via il progetto della struttura. Racconta l'aneddoto di come è nata l'idea quando l'allora assessore allo sport Claudio Sinigaglia gli propose di mettere una pista da indoor al Foro Boario. Dopo un po' dice: senti, e se costruissimo con 600.000 euro un edificio e portiamo la vecchia pista nell'edificio? Io ho fatto due conti, dico sarà 1,5 milioni, lo so, e gli ho detto di sì. Siamo partiti, adesso c'è una bellissima struttura, è cortata 4,5, però li vale davvero, e ha un tetto tutto fotovoltaico che in parte paga il mutuo.